tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Vittoria importantissima, 3 punti importantissimi per l'Atalanta di Giampiero Gasperini in questo inedito secondo Friday Night dedicato all'ottava giornata del girone di ritorno dopo lo 0-0 incredibile dell'andata alla Oroger Arena in quella di Cesena, al Dino Manuzzi. L'Atalanta di Giampiero Gasperini proprio alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, regola 3-1 lo Spezia di Vincenzo Italiano e conquista 3 punti fondamentali per l'obiettivo quarto posto. Torna al terzo posto in classifica in compagnia della Juventus di Andrea Pirlo, impegnato domenica pomeriggio in quel della Sardegna Arena contro il Cagliari di Leonardo Semplici in un match non facile per la compagine bianconera, che proprio oggi è notizia odierna che Juventus-Napoli, il match che i bianconeri dovranno recuperare, che dovevano recuperare per quanto riguarda la terza giornata del girone d'andata, non sarà recuperato il 17 marzo, quindi mercoledì prossimo, ma è stato posticipato al 7 aprile, quindi una nuova data per Juventus-Napoli. Intanto l'Atalanta si riporta al terzo posto in classifica, supera anche la Roma in questo momento, Roma che sarà impegnata domenica pomeriggio in quella della Tardini contro il Parma di Aversa in una gara non semplice, perché la Parma è all'interno della bagarre salvezza, quindi non è scontato che la compagine giallorossa riuscirà a effettuare una vittoria, riuscirà a sbancare la Tardini e a riportarsi così al quarto posto in classifica. Ma intanto l'Atalanta ritrova in quella del Friday Night, in quel del Jewish Stadium, anche un giocatore fondamentale proprio la vigilia di un match così importante come quello di martedì sera contro il Real Madrid. Stiamo ovviamente parlando di Mario Pasalic, doppietta per l'ex rossonero, per l'ex trequartista del Chelsea, che grazie ad una combinazione bellissima tra Mele e Ilicic in occasione del primo gol sblocca un match non semplice per gli uomini di Giampiero Gasperini, gol che arriva al 52esimo e poi dopo 2 minuti arriva la magia. Ma cosa ha fatto Luis Muriel? Un'altra bella combinazione per la formazione orobica, un cross dalla destra, il colpo di testa di Gosens a liberare proprio Luis Muriel, che poi pennella con il suo destro, un destro a giro imparabile per Zot Immobile, che vede infilarsi alla sua destra un tiro clamoroso, un tiro pazzesco di Luis Muriel che va a finire nella 7, che vale il sedicesimo centro in un campionato clamoroso. Ogni 67 minuti Luis Muriel mette a segno un gol, numeri stratosferici, numeri da grandissimo bomber qual è l'asso colombiano. E poi, una volta che Muriel lascia spazio a Duvan Zapata, il suo compagno di reparto, mette a segno l'assist, questa volta per Mario Pasalic. Un'altra combinazione, un altro gioco di squadra dell'Atalanta, che prima era riuscita ad arrivare in rete grazie a Mele e Ilicic, quest'oggi invece nell'altra azione che porta il tris, gran sviluppo di Mario Pasalic che appoggia per Duvan Zapata, che la ridà a Mario Pasalic, che batte infine Zot per il 3-0 finale. E poi il gol della bandiera, il gol dell'ex, il gol di colui che è in prestito allo Spezia proprio dall'Atalanta. Stiamo ovviamente parlando di Piccoli, che sul cross di Esteves, gran controllo di Diego Farias, pallone in mezzo per Esteves che la rimette in mezzo per Piccoli, che batte Sportiello per il 3-1 finale. Una vittoria fondamentale, e adesso l'Atalanta riprende anche la Juventus. Grazie per l'attenzione, lasciate un decimo like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.